C'è il fischio, quindi parte l'incontro tra Polisportiva G Castello in maglia blu che attacca da destra verso sinistra, invece Trastevere Calcio in maglia celeste che attacca da sinistra verso destra. E Costantino rubato però in un primo momento, poi c'è da questa parte sulla destra il 25 Guerra, cercano di girare ancora la sfera i ragazzi del Trastevere con Palomba che cerca il contrasto aereo, poi l'aveva mandata in avanti Storaci, hanno conquistato una rimessa laterale i ragazzi della Trastevere, poi pallone perso, può ripartire il Castello, il tiro! Ottima la parata di Ciaffoni, rimessa laterale adesso per la Castello, poi cerca di controllarla Battista, fa ripartire Ciaffoni, servito proprio il numero 22 a sinistra che può risalire, la manda in avanti verso Storaci e Costantino che vanno insieme verso la linea di porta, il tiro e la parata di Romeo, recupera palla Costantini, non è nulla per il direttore di gara, il tiro, palla che va fuori da G Castello, siamo arrivati al settimo minuto, ne mancano poco più di 11, palla in avanti Perai, la prende, cerca di portare la sfera verso Costantino, ventagliata di Battista verso il numero 25 Guerra che la può mettere in mezzo, ancora Romeo in avanti, riprende però poi la sfera il numero 33 Palomba, cade a terra, non c'è fallo, prova Palomba con Costantino, se la passano di testa, cercava il tiro il numero 33, poi ci ha provato il numero 25 Guerra, palla che è andata fuori, a recuperare la palla con l'aiuto anche di Palomba, passa proprio al numero 33, il tiro, parata di Romeo, poi la ribattuta sotto porta di Guerra, palla che va fuori. Gira dietro Palomba per Ciaffoni che non è nella propria area, quindi non può prenderla con tranquillità con le mani. Può andarsene via Riccardo Storaci. Cade a terra, forse una zolla. Darico. Inciampa. Poi dall'altra parte c'è Nico Santi. Il tiro e la parata di Francesco Romeo. Ciaffoni che la manda in avanti verso Castagnetti, ma troppo lunga. 13:30 sul cronometro. Mancano meno di 5, 4 e mezzo per l'esattezza, con i secondi che passano sempre di più, 0-0 tra Polisportiva G Castello e Trastevere. Intanto il tiro da sinistra di Nico Santi, palla che va fuori. Attaccare ancora, 16 sul cronometro, la mette in mezzo Castagnetti, può girarla il numero 20 Scotti, poi il tiro di Storaci, palla che è andata fuori di pochissimo, recupera palla Nico Santi ancora, può provarci il tiro, ma che gol del numero 15 Massimo Nico Santi, viene saltare sotto le telecamere in battuta Riccardo Storaci, 3 in barriera per Francesco Romeo. Arbitro che a breve fischierà. Dall'ok in questo momento la rincorsa di Storaci, il tiro. Palla che va fuori e c'è il triplice fischio. Finisce qui, Trastevere vince la prima partita del triangolare.